Ehi, c'è un passaggio segreto. Ehi, questo posto sembra una specie di camera di controllo. Sembra che un designer d'avanguardia sia rimasto intrappolato sull'isola. Non riesco a immaginare che questo manovri davvero qualcosa. Sembrano controlli di qualche tipo. Sembrano controlli di qualche tipo. Sembra che qualcosa di importante debba entrare lì dentro. Metterò il simbolo governativo qui. Ehi! Funziona! Meglio che me ne vada di qui prima che qualcuno scopra che cosa ho fatto. Rilassati, figliolo. Stiamo andando a fare un giretto. Certo. Tira quella leva, per favore. Giretto? Che cosa volete dire? Porteremo questa roboscimmia gigante a Mele Island per salvare mia nipote. Roboscimmia gigante? Sicuro che vi sia tornata tutta la memoria. Forse dovrei colpirvi di nuovo. Per il deretano di Nettuno. Cos'è questa? Se non vado errato, è la torre di amplificazione dell'insulto supremo. Te lo sei appena inventato, vero? Un amplificatore, certo. Guybrush, questa torre è parte del diabolico piano di Ozio. Capisco. Progetta di costruire torri incredibilmente brutte in tutti i Caraibi, facendo deprezzare le proprietà, per poter poi comprare le terre ad un prezzo irrisorio. Geniale! Di che piripacchio stai parlando? Ozzy userà la torre per amplificare gli effetti dell'insulto supremo milioni di volte. Così potrà esporre simultaneamente ogni pirata dell'area delle tre isole all'effetto devastante dell'insulto supremo. Sei certo che non si tratti dei valori delle proprietà? Se desideri adempiere il tuo destino e salvare i tuoi amici pirati, devi arrampicarti sulla torre e distruggere il suo macchinario diabolico. Non so perché, ma sentivo che me lo avresti chiesto. Questa è la seconda più grande... No, questa è la più grande conchiglia che abbia mai visto. Thank you.
C'è un grosso interruttore che sporge da questo guscio. Diavolo! Che c'è? Brutto mucchio di spazzatura putrefatta rianimata. Te lo dico io che c'è! Questo cosiddetto insulto supremo non funziona. Ho provato a usarlo su ogni relitto umano di questa maledetta fogna d'isola, ma non succede niente! Ah, beh, suppongo che il nonno fosse troppo furbo per voi diabolici all'occhi dopo tutto. Per la mano invisibile di Adam Smith, che cos'è questo? Questo? Oh, nulla. Solo una sciocchezza che ho comprato durante il viaggio di nozze. Ah, il sigillo governativo di Malay Island! Naturalmente! Fai vedere qua. Bene, questo sembra il proverbiale cacio sui maccheroni. Proviamo questo gioiellino. Naso di legno. Sì? Vorresti essere così gentile da metterti laggiù? Ascolta, Mr. Pezzo Grossa Beltril, ne ho le tasche piene di ricevere ordini. Credo che sia il momento di rinegoziare i termini del mio impiego. Altrimenti ti faccio ingoiare un'insalata di piombo, vecchia checca. Nessuno si mette contro cavatappie vive per raccontarlo. Ti strappo le braccia, le uso per... Stavi dicendo? Vi prego, non fatemi del male, Mr. Mandrill. D'ora in poi farò tutto ciò che dite, lo giuro! Fatti una lunga passeggiata sul molo corto, miserabile vigliacco. Subito, signore. Bene, Miss Stripwood. Pare che il potere dell'insulto supremo sia finalmente mio. Oh, fammelo usare su Elaine. Tutto a tempo debito, capitano. Ma prima, diamogli un assaggio di ciò che sarà. Sì, lo ammetto, sei perfino più sadico di me, Mandrill. Per anni i Caraibi sono stati funestati dagli atti criminali della pirateria fuori legge. Ora, per il potere conferitomi dall'insulto supremo, io metto fine a questo insopportabile caos e apro una nuova era di tranquillo ed ordinato consumismo. Io sono Ozzy Mandrill, guardatemi pirati e disperate. Dov'è il Kaboom? Ci sarebbe dovuto essere un Kaboom da far tremare tutti i Caraibi! Funziona, maledetto, funziona! Ah, lo sapevo che questo ridicolo piano non avrebbe mai funzionato! Questo dimostra che non si dovrebbe mai affidare ad un australiano effeminato il lavoro di un vero pirata! LeChuck, torna qui e aiutami a ripararlo! Oh, Ozzy! Voi due restate qui e sorvegliate il robot. Auguri! Cerca di non rompere nulla. Ragazzo gentile, ma sveglio come una fetta lenzopata, capisci? Non dirlo a me. Farò vedere a questo damerino impomatato un po' di vero voodoo. Tesoro, sono a casa. Guybrush, attento al... L'insulto supremo. Non so come voi imbecilli siete riusciti a sabotare il mio magnifico apparato di amplificazione insulti, ma avrò la grande soddisfazione di annichilire le vostre arroganti anime pirata. Non so perché, ma lo sapevo che sarebbe finita così. Ah, sì? Preparati al tuo misero destino, Tripod. Che carapacchio è questo? Usciamo di qui? Non fuggirete da nessuna parte, temibili buffoni. Per la grande barriera. Ah, visti da qui sembrate proprio delle formichine. Guybrush? Sì? Sono io l'unica a vedere una statua gigante di LeChuck che passeggia in giardino? No. Ah! Ah!
Belen! Guybrush, aiuto! Aspetta, torno subito! Guybrush, non ti azzardare a lasciarmi! Non ti preoccupare, mia delizia! Guybrush non va da nessuna parte! Lasciami andare, mostro senza cervello! Insignificante piattola mortale! Come osi rivolgere le tue patetiche magie voodoo contro l'immortale potere del demone pirata Jack? Ti triturerò le ossa e mi ci farò del grog, stupido canguro pagano che non... Ah, taci! Come posso servirti, padrone? Beh, prima o poi ti chiederò di ridurre ogni pirata sulla faccia della terra in poltiglia sanguinolenta, ma per il momento limitati a uccidere Guybrush Threepwood! Oh, forza, amici! Dobbiamo far muovere questa ramoscina gigante subito! Dov'è mia nipote? Beh, è una storia piuttosto buffa. Threepwood! Dove hai trovato quel ridicolo marchingegno? È un regalo di H.T. Marley! Nonno! Sono qui dentro, cara! Bene, che bella riunione di famiglia! Che peccato doverla rovinare devastando le vostre deboli menti con il potere dell'insulto supremo! E adesso? Adesso è la tua fine, malvagio! Ora è giunto il tempo che le profezie di Monkey Island preannunciavano! Ora è il momento decisivo del... Monkey Combat!